Mister, Criaco Alberto, tecnico della Bolognese Calcio, per Inter Forza Città di Mani. Allora, mister, tutto complimenti per una squadra bolognese che fino al primo tempo aveva schiacciato il Mani quasi nella sua area e poi quel rigore poi ha cambiato la partita. Credo che poi avete avuto una grande forza di volontà sull'1-0, noi uomini a cambiare il risultato 2-1. Quasi quasi ci avevi forse creduto anche nell'impresa, però poi il Maio con Martinez è riuscito a farla, diciamo, a chiudere l'incontro per 3-2. Sei d'accordo con la mia analisi? Assolutamente sì, io credo che il primo tempo sia stato di marca Amaranto. Praticamente abbiamo fatto tutto noi, abbiamo concesso il rigore giusto perché c'era il mio attaccante, ha fatto una fesseria enorme dentro l'area, poi è riuscito, oltre al danno la beffa, è riuscito a farsi espellere. È arrivato in un momento particolare della partita perché è arrivato il 43esimo del primo tempo e un pochino ci ha tagliato le gambe. Pronti via, perdiamo Maviglia per un'altra ingenuità. Onestamente un giocatore del calibro di Maviglia non può farsi mandare sotto la doccia per delle parole, perché onestamente se si fa questo non si è capito nulla. Poi con la forza della disperazione e 9 uomini siamo andati prima a pareggiare e poi a passare in vantaggio. Direi in modo meritato perché avevamo schiacciato l'Atletico dentro la propria area anche a 9. Poi un gran gol di Martinez da fuori area, messo la palla dove il portiere non poteva arrivare e si assaporava quasi quasi anche il pareggio alla fine a 9, ci poteva anche stare bene. E poi forse abbiamo peccato un pochino di gioventù ad andare a rincorrere nuovamente la partita, andarla a vincere, e la si è persa. Pazienza, ci rimbocchiamo le maniche. Di certo quello che mi dispiace è quello che è successo ai miei 2 calciatori. È impensabile che 2 calciatori dell'esperienza di Bruzzanita e di Maviglia lasciano la squadra in 9. Adesso stasera vediamo un attimo con la società e da domani, perché domani ci si allena, ci rimbocchiamo le maniche e sabato andremo a farci quest'altra partita a Rombione. Fermo restando che è stata una bella giornata di sport e va bene così. Pazienza. Vabbè, solo una domanda. Io ho visto un certo nervosismo della tua squadra, c'è il numero 3, non so poi che si è arrabbiato forse per forse secondo una cosa secondo me banale, c'era un fallo che ci poteva stare in una sì, sicuramente no, i ragazzi ci tenevano a fare bene, poi quando ci tengono a fare bene magari si sfocia un attimino in qualche parola, però voglio dire non è successo. No, sembrava un po' che fosse un po' nervosa la squadra, questo dico. Sì, anche questo l'ho notato anch'io, ma è vero come è vero che quando si sbagliano troppi gol, perché noi adesso è una costante che ci portiamo dietro da parecchie giornate, si tende un attimino ad innervosirci un pochino in più, però va bene, è andata così, pazienza. Le partite si possono vincere, si possono pareggiare e si possono perdere, l'importante è metterci il cuore. Anche in 9 ci abbiamo messo il cuore, fermo restando che quello che è successo ai miei 2 calciatori onestamente è censurabile in maniera netta e precisa. Va bene, comunque ti voglio ringraziare anche a noi tutti i maiadesi che per l'accoglienza di vostra Bovalina, veramente voglio ringraziare tutta la società Bovalina. Ecco. Bovalino si distingue per questo, perché siamo una società sana, una società pulita, una società che vuole fare calcio dal lunedì alla domenica, quindi chi viene qua sa benissimo che le partite se le può giocare in maniera tranquilla, come è successo oggi per l'Atletico. Spero che il prossimo quando verrà mai speriamo di ricevere lo stesso trattamento che avete sicuramente questo è tranquillo. La ringrazio, grazie. A tutti. Allora, Kevin Martinez attaccante, diciamo, e bandiera del Maida, insomma, oggi anche il tuo doppietta ha permesso al Maida di portare via 3 punti di platino qui da Bovalino, ecco, che mi dici Kevin? Sì, buonasera a tutti, innanzitutto è stata una partita molto difficile, come sappiamo sono campi difficili questi che andremo a affrontare fuori casa, siamo stati bravi a gestire questa partita e portarla a casa nel finale, diciamo. Senti, a un certo punto della partita sembrava che l'Ovalino avesse fatto una grandissima impresa, ma i 9 uomini, battuto uno, cosa è successo ormai da... vi siete svegliati, che è successo? Ti chiedevo, cosa è nato in te, cioè, da farti fare? Ha fatto un bellissimo gol, il pareggio e poi un altro bellissimo gol, il pallonetto che ha dato la vittoria. Cosa ti ha dato questa carica? Cioè, questa... Sì, si era messa bene la gara, diciamo che eravamo sopra, avevamo 2 uomini in vantaggio, cioè loro hanno avuto 2 espulsi, non abbiamo saputo gestire questo vantaggio, diciamo.
siamo andati subito in difficoltà, infatti abbiamo preso due gol e ci stavamo rimontando la partita, ma dopo con due episodi, due tiri siamo riusciti a ribaltarla nel finale. Senti, che dopo questa vittoria credi che mai possa andare meglio in futuro, cioè posso giocare più tranquillo, più sereno, insomma, è fiducioso per le prossime partite? Sicuramente, siamo arrivati qua con 5 squalificati, avevamo una rosa molto ristretta, quindi questo vuol dire che abbiamo carattere e diciamo che aiutandoci uno con l'altro portiamo a casa il risultato. Quindi ci dà fiducia questa vittoria e dobbiamo migliorare le cose che abbiamo sbagliato oggi, però questa vittoria è stata importantissima. Va bene, grazie Kevin, bene. Gentilissimo sempre. Grazie a voi. Allora, mister Franco Barone, tecnico dell'Atletico Maina per Interforze, città di Maina. Mister, innanzitutto io vorrei fare un'analisi di questa partita. Secondo me credo che sia una gara da due volti. Primo tempo, insomma, almeno nella prima mezz'ora, il Maina ha subito il gioco del bovalino, rischiando più volte di capitolare, senza riuscire mai a essere quasi mai pericoloso. Poi ho visto che negli ultimi 20 minuti il Maina ha cominciato a fare gioco e ha cominciato ad avvicinarsi alla porta. Poi forse anche la prova il rigore subito all'ultimo minuto, insomma, dove che è permesso di andare in vantaggio, anche se magari il Bovalino ha fatto meritasse qualcosa in più. Sono tempo sembrava che il Maina fosse giocasse un po' più tranquillo, invece incredibilmente poi essendo superato l'America 11 contro 9 si è fatto rimontare addirittura superare. Certamente poi non so, forse è scattato una molla ai due giocatori che poi hanno portato le cose come stavano, anche Grande Martinez che diciamo è la bandiera del Maida, ha fatto diciamo, questa bella vittoria che insomma riporta un po' di serenità in casa Maida. Ecco, sei d'accordo con la mia analisi? Sì, giusta analisi, sapevamo cosa andavamo incontro, nel senso che era prevista la pressione del Bovalino, questo avevamo preventivato, chiudevamo abbastanza bene però facevamo fatica ad uscire fuori con palla al piede. Niente, nel secondo tempo abbiamo cambiato un po' il registro, dicendo che di non lasciarsi intimorire, essere più tranquilli e rispondere colpo su colpo. Abbiamo cominciato discretamente, poi sono stati fatti delle espulsioni, la cosa ci ha avvantaggiato. Il rigore secondo me è ineccepibile. Sì, sì. E sembrava fatta poi la partita, anche perché hanno avuto un'altra espulsione anche loro, quindi anziché gestire abbiamo rischiato, siamo andati anche sotto. Però Mister, possiamo dire che forse l'uscita di Eraudì un po' la squadra nel sentito, ecco. Sì, Claudio è chiaro, arriva in ritardo di preparazione, ha un piccolo problema anche al ginocchio, la sua uscita un pochino ci ha tolto un po' i punti di riferimento, però è andata, voglio dire, sinceramente non sono molto soddisfatto alla fine perché il 9 loro, noi potevamo gestire meglio il vantaggio, abbiamo rischiato anche di perdere la partita tra virgolette solo. Visto, però cosa possiamo fare pure per non vedere quel brutto Maida del primo tempo, che sicuramente la difesa non ci è sembrata impeccabile, ecco, questo. Giustamente posso capire che giustamente poi giochi fuori casa, giochi contro una squadra. Io tengo a precisare che abbiamo soprattutto con le squalifiche, mancava Romagnolo che secondo me è il leader principale della difesa che mette a ordine dai tempi. Ho dovuto ricorrere la settimana ad adattare qualche giocatore che tutto poteva fare tranne che giocare in difesa, voglio dire, però ripeto, sapevamo di essere aggrediti, che la squadra deve avere carattere, personalità, deve avere anche i numeri. E nella paura io avevo un 99 sull'esterno che ha fatto la sua modestissima partita, dall'altra parte anche un fuori quota, voglio dire. Situazione di emergenza, dobbiamo crescere anche in questo, più personalità. Sì, possiamo dire che anche Interforze un po' abbia aiutato oggi la battuta, il Maida. Andiamola bene, a colpo esperto ci vince sempre via, dai. Vabbè, ciao, grazie, ciao. Francesco. Allora, mister, no, ecco, direttore sportivo, Francesco, direttore sportivo, Vincenzo Zaccone, Atletico Maida, insomma, Vincenzo, abbiamo fatto questa lunga galoppata, dalla Lamezia a Bovalino, alla fine siamo usciti vincitori. Certo, comunque, che il Maida non ha brillato perfettamente, anche perché, diciamo che i primi minuti la squadra era un po' timida, un po', forse non so, cos'era, non andava, e il Bovalino era riuscito metterebbe sotto, poi nel fine del primo tempo il Maida è cresciuto un po', insomma la squadra è andata un po' ad alzare il baricentro, poi il rigore è nettissimo, penso che abbia cambiato la partita, nonostante siano stati 11 contro 9, però
era riuscito anche a perdere la partita di nuovo, però ci ha pensato Kevin a mettere a posto tutto, ecco. Sei d'accordo con le mie analisi oppure hai qualcosa da aggiungere? Sì, sono d'accordo con la tua analisi, ovviamente in 11 contro 9 vinci 1-0, poi abbiamo preso anche la traversa con l'Audi, potevamo chiudere la partita. La Bovalinese ha avuto una prova d'orgoglio veramente importante dove ci ha messo sotto, poi siamo stati bravi ad essere lucidi a cercare di recuperare la partita e ci abbiamo creduto per questa vittoria che è importantissima, soprattutto perché avevamo delle defazioni in formazioni importanti e per fortuna chi è entrato in campo ha dato il giusto contributo. Però onore veramente e merito anche alla Bovalinese che in un 9 contro 11 ha rischiato veramente di vincere la partita. Comunque, Vince, nonostante la critica, penso che poi il dottor Tomato nel somma della partita abbia meritato la vittoria, perché poi alla fine voglio dire Kevin è riuscito a fare veramente qualcosa di incredibile, un gol bellissimo, insomma, penso anche meritati, anche per la bontà che ci ha messo la squadra, giustamente, come tu dicevi, per Sassenze, ovviamente, Martino, sì. Romagnolo, che erano importanti queste. Ecco. Sì, oggi soprattutto è stata la vittoria del gruppo perché il mister ha dovuto adattare dei giocatori a ruoli non proprio a loro consoni. Poi abbiamo giocato con una grandissima squadra in un campo dove secondo me pochissime squadre faranno punti. Quindi questa vittoria me la tengo stretta stretta perché per noi vale doppio e dopo le prestazioni delle prime due partite a 0 punti, secondo me immeritate, finalmente arrivano questi 3 punti che ci faranno ripartire per preparare la partita di Filogaso che diventa a questo punto importantissima, perché se la squadra reagisce in questo modo, perché stare sotto 2-1 a Bovalino e poi riuscire a recuperarla di nuovo, la partita è stata e poi ho detto bene, importante. Ma giocate in casa domenica giocavamo in casa con il Filogaso, sì. Di ecco, ritorno al vostro un vecchio amico nemico Pino Alessandro, che è bello ritrovarlo perché dopo un anno non ce l'avevate, insomma, credo che sempre è bello affrontare, sì, sicuramente, con lui, ecco, perché, ecco. Giocare con le sue squadre è sempre difficile perché è un mister che sta molto attento ai particolari e studia benissimo le partite, quindi la partita di Coppa non deve ingannare perché è una partita a sé, speriamo di fare bene, ma siamo convinti che siamo sulla buona strada, i ragazzi si stanno allenando bene, il gruppo è compatto, c'è una rosa importante, speriamo, intanto domenica rientrano Martino e Fria che per noi sono i due giocatori fondamentali insieme a Rocca che ha scontato 2 giornate da Bagnara, e speriamo di fare i primi punti in casa perché insomma brucia un pochino aver perso la prima partita in casa con la Rombiolese. C'è un'ultima cosa, prima Alessandro ha detto che lui vedeva direttamente favoriti, ha detto di magari di fare almeno stavolta 3 gol, non 4 gol come in Coppa Calabria. Non ti commento proprio. Va bene, ciao Pino, che a te che ci segui. Ciao Pino. Ciao, grazie per l'intervista. Grazie. Detto.